Buongiorno a tutti e benvenuti a un video di aggiornamento sulle tante vicende giudiziarie che sto seguendo, finalmente con una buona notizia. Il giudice di pace di Livorno, in un'azione di impugnazione di una delle tante sanzioni che erano state irrogate per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, le museruole, eccetera, eccetera, ha accolto un ricorso che ho presentato nell'interesse di Leonardo Facco, fondatore del Movimento Libertario. E tra le varie cose che abbiamo sostenuto c'è un'argomentazione molto interessante che deriva da una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 63 del 2019, che stabilisce l'applicabilità anche alle sanzioni amministrative del cosiddetto principio del favor rei, con il latinorum di noi avvocati, cioè con il principio del necessario trattamento più favorevole alla persona che sia accusata di una violazione. La Corte Costituzionale, basandosi su una lunga giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, stabilì che questo principio, che è indiscusso in materia penale, si debba applicare anche alle sanzioni amministrative punitive. E quali sanzioni potrebbero essere più punitive di queste, dove c'è il pagamento di una somma molto importante per delle violazioni in realtà completamente ridicole, come ben sappiamo. Il giudice di pace, che pure era partito abbastanza prevenuto rispetto al nostro ricorso, poi alla fine si è convinto che questa argomentazione è forte e deve necessariamente determinare l'annullamento della sanzione che era stata irrogata in quel caso. Questo principio vale per tutte le multe che sono state irrogate in forza della normativa emergenziale e soprattutto va a punire, come ha scritto il giudice di pace nella nostra sentenza, anche il comportamento negligente dei prefetti, molti dei quali se la stanno prendendo molto comoda per emanare le famose ordinanze e ingiunzioni. In questi mesi stanno arrivando tante ordinanze a persone per fatti del 2021, del 2022, quindi c'è come al solito il disprezzo per i cittadini. Non solo c'era la multa, multa illegittima, incostituzionale, come sappiamo, ma in più questi signori se la prendono anche molto comoda prima di far arrivare i provvedimenti definitivi. E anche questo è stato messo in luce nella sentenza che pubblico insieme a questo video e che potrà essere citata come precedente in tutte le cause che riguardano le impugnazioni delle sanzioni amministrative emergenziali. Come al solito, ogni causa fa storia a sé, le sentenze non si estendono automaticamente anche agli altri procedimenti, ma possono essere utilizzati per la forza dell'argomentazione, del convincimento che espongono. Quindi la metto a disposizione per chi la volesse utilizzare anche per altre cause in corso. Arrivederci e al prossimo video.